No, va bene. Non sto per parlare di Avatar, giuro. Però, insomma, sono andata a vederlo e anch'io volevo bullarmi di questi fantastici occhiali utilissimi per vedere il 3D a casa. Va bene. Libri di gennaio. Purtroppo a gennaio non ho avuto molto tempo di leggere e soprattutto ero impegnata da questo mattone, come avevo fatto vedere nell'ultimo video, e ci ho tenuto un po' a finirlo. In realtà, controllando bene, lo sto leggendo da tipo gennaio dell'anno scorso. Vabbè, insomma, diciamo che a pezzi me lo sono tirata indietro per tutto il 2009 e anche per parte del 2010. Quindi, vi avevo già accennato qualcosa riguardo questo libro. Non si smentisce, anzi, rafforza ancora di più l'idea che mi ero fatta. Grotesque di Natsuo Kirino è un libro duro, è un libro che non dà alcuna speranza. È un libro in cui i protagonisti, che sono più di uno e che si alternano alla narrazione tramite narrazione diretta, diari ritrovati, vari espedienti, esprimono tutte le loro ombre. Sono dei personaggi che non hanno scampo, non hanno via d'uscita, non hanno possibilità di redenzione. A volte la possibilità viene data, ma questi personaggi, non so se per caso, per scelta, finiscono sempre per intraprendere altre strade. E queste strade portano nel degrado, nell'umiliazione, nel fallimento. Grotesca è un libro che non lascia speranza. La Chirino è bravissima a descrivere la disperazione di questi personaggi, la loro consapevolezza della loro dannazione, in fondo. E per questo Grotesca è un libro interessante, perché è un libro che esplora il buio che in fondo tutti ci portiamo dentro, magari spero non a questi livelli, però è un libro che consiglio di leggere. Trovo anche che in questo romanzo la Chirino abbia sublimato la sua idea del malvagio, della perdizione, che magari nelle quattro casalinghe di Tokyo, se qualcuno l'ha letto, si esprimeva a livello fisico, di atti cruenti, violenza, sangue, morte. Qua invece in Grotesque si snoda tutto nell'intimo dei personaggi. Non fanno, sì, ok, non uccidono nessuno, almeno quasi nessuno, ma non, vabbè, insomma, il romanzo parte con due omicidi, quindi insomma, che proprio non ci sia nessun assassino, non è vero. Però diciamo che i personaggi principali non nuociono così tanto alle altre persone quanto in realtà nuociono a loro stessi. Quindi è una violenza psicologica più che una violenza fisica. Quindi insomma, è un libro che consiglio se avete la forza di immergervi in quante pagine? Più di 900 pagine, insomma, ve lo consiglio. Il secondo libro che ho letto, il secondo e ultimo libro che sono riuscita a iniziare a finire in questo mese di gennaio è Emmaus, l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco. Allora, c'è da dire che Baricco è un autore abbastanza controverso, o si ama o si odia. So che sembra abbastanza banale, ma non ho incontrato delle persone che potessero dire sì, Baricco mi piace così così. Baricco, io lo adoro personalmente, ho incontrato tante persone che mi hanno detto lo adoro anch'io, oppure mi fa assolutamente schifo, non riesco a leggerlo. Il fascino di Baricco sta appunto nel suo metodo di scrittura, secondo me. Anche sì nelle sue storie, ma spesso i suoi libri sono quasi degli esercizi di stile, la trama passa in secondo piano. È un piacere, secondo me, leggere le righe che lui scrive, i periodi intricati, le parole ricercate. È interessante. Questo libro ha anche una trauma, ovviamente, ed è alla fine un romanzo di formazione, secondo me. Quattro ragazzi di una provincia indefinita,
amici che si trovano a perdersi, a ritrovarsi, che crescono, che si perdono per sempre. È comunque un libro che parla di adolescenti prima vicino a Dio, comunque impegnati nella crescita, ognuno sceglierà la sua strada, ovviamente non vi dico qual è, però è, sì, è un romanzo di formazione e insieme di istruzione. Mi è piaciuto, mi è piaciuto anche se ho trovato, appunto, io ripeto, adoro Baricco, ho trovato le prime pagine un po' difficoltose proprio nel metodo di esposizione, forse non ero più abituata perché era tanto che non leggevo il libro di Baricco, o forse lui si è ulteriormente raffinato, questo non lo so, però insomma mi è piaciuto, per gli amanti di Baricco ovviamente è d'obbligo. Ora sto leggendo un libro che non ho sotto mano, che si chiama I mille modi dell'amore, l'autrice non me la ricordo, comunque magari vi metterò un fumettino. L'ho appena iniziato, l'autrice è di nuovo giapponese, quindi non sarà semplice a quanto pare, però insomma io sono attratta dalla letteratura orientale, soprattutto quella nipponica, quindi spero che sia un bel libro, non so, ne ho letto pochissime pagine, quindi non posso dire niente. Bene, penso, ho finito, mi spiace di aver letto così poco, però spero che sia stato interessante ugualmente. Alla prossima!